progetto a cui, diciamo, a cui tengo moltissimo, che sto lavorando da parecchi anni per una questione anche di budget, che è un film molto costoso, è un film, un omaggio dovutissimo a Mario Mieli, il più grande pensatore, attivista LGBT che abbiamo avuto in Italia, una vera e propria icona, chiamiamolo anche martire dei diritti LGBT, forse anche più di Pasolini in qualche modo, Pasolini suo malgrado, ecco. Però diciamo che Mario Mieli rappresenterebbe una novità assoluta all'interno della cinematografia LGBT italiana, vabbè, non ne parliamo, ma anche se vuoi europea, perché Mieli in qualche modo è un pensatore ormai riconosciuto, di spessore internazionale, tradotto in varie lingue, ma soprattutto è un pensiero molto moderno oggi. Paradossalmente, forse, seppur legato a certe dinamiche anni 70, a certe ideologie anni 70, il suo pensiero è molto legato all'attualità. Per molti pensatori, anche autorevoli, lui è l'anticipatore dei gender studies. Però quello che mi interessa, diciamo, è anche raccontare attraverso il cinema una storia di un essere umano incredibilmente fragile, ma incredibilmente anche unico. Lui era un provocatore, ma era anche un essere umano incredibile, carismatico, morto a 31 anni, quindi ha fatto tutto quello che poteva fare nella sua vita, l'ha fatto, lo scrittore, artista, il teatrante, provocatore, intellettuale, saggista, poeta, bruciando tutte le tappe. E a me interessa molto proprio trasporre sullo schermo la sua storia, perché penso che sia, a parte, una storia molto interessante da raccontare, iconica in qualche modo, ma perché Mieli merita un omaggio che non sia semplicemente di nicchia, lo dico molto a molte, ricordate se qualcuno si arrabbia, nel senso che non, io vorrei che andasse un po' oltre i confini della santificazione all'interno della comunità omosessuale, per quanto ancora ci sono all'interno della comunità alcuni che non vedono proprio di buonissimo occhio le provocazioni di Mieli. Però io vorrei che fosse proprio un fenomeno che andasse un po' al di là, ecco. Le provocazioni sono state anche strumentalizzate da chi è contro la comunità LGBT per accusarla di... Sì, dire... e non solo, però ti posso dire, sì, è vero, ho visto le polemiche, Mieli è accusato di volta in volta di pedofilia, di questo, di quell'altro, per alcuni passi molto discutibili della sua opera. Ma ti posso assicurare che quando ho cominciato a fare le mie ricerche su Mario Mieli, autorevoli giornalisti e scrittori che io andavo intervistando non avevano proprio un pensiero proprio positivo su Mieli. Andavano da una pazza, non ha detto nulla di originale, era un drogato. E ti parlo di intellettuali, scrittori omosessuali. Perché la stessa comunità per molto tempo l'ha ostracizzato, nonostante esista un circolo a nome suo, che adesso Feltrinelli ha ristampato per due volte le opere, l'opera maggiore, ma le dimenticanze sono anche all'interno della comunità omosessuale rispetto a Mieli. Io voglio colmare questo vuoto, lo farò presto, è un film purtroppo anni 70, quindi costoso in Italia, però insomma, ecco, continuerò a far sì che questo progetto venga a vedere la luce.